Ragazzi, rieccoci qui oggi con un nuovo episodio di True Fear. Ci eravamo fermati davanti a queste scale e dobbiamo scoprire perché nostra sorella è scomparsa da tantissimi anni. Sicuramente c'è qualcosa che si nasconde in questa casa, visto che troviamo dappertutto foto insieme a nostra sorella. Qui la famigliola sembra al completo, sembrano tutti felici, ma ricordo questa foto, la scattò mio nonno. Aspetta un attimo. Non c'era nessuno in casa. Allora chi è quella figura alla finestra del secondo piano? Mamma teneva sempre chiuse a chiave quelle stanze, non ci faceva mai entrare. E ci credo. Com'è che si chiamava la tizia Dahlia? Quella persona che non riusciamo a capire bene chi è. Allora, questo sembra un medaglione molto simile a quell'altro che avevamo già trovato. Mia sorella era ossessionata dai libri su fenomeni paranormali, rituali e demoni. Ne conosco un'altra. Non solo pare che abbia letto molto su questi argomenti, ma ha anche riempito la casa di ogni genere di amuleti magici. A giudicare dal loro aspetto bizzarro, non era sicura da cosa si stesse proteggendo. C'è altro? Vediamo. Perché mia sorella aveva così tanti libri sulla demonologia e fenomeni paranormali? Sembra che stesse cercando di studiare il fenomeno. C'è qualcosa che blocca la porta dall'interno. Proviamo a entrare. Allora, cosa abbiamo qui? Sembra esserci qualcosa in mezzo a questa pianta. C'è qualcosa impigliato qui dentro. Non si sa cos'è. Ecco, ho lanciato giù un quadro. Non si apre. La scrivania è chiusa con una combinazione di cui noi non abbiamo idea. Ok, andiamo a vedere fuori. Aha! Ok, probabilmente dobbiamo inserire serpenti. No, secondo me sta meglio quello sopra. Ah, niente, me li ha messi lui in automatico, ma questo non può essere il suo. Ecco, così ha già più senso. Proviamo. Però no, non è lui. Anche perché sennò si sarebbe bloccato, giusto? Ecco, infatti. Ah, questo mi sembra più scuro. Proviamo a scambiare questi due. No, non è il suo. Forse è questo qua? Fammi provare a girarlo. Sì, perché il colore è più chiaro, infatti. Ecco, adesso dovrebbero essere giusti. Vabbè, avrei fatto prima girarlo dall'altra parte, ma ormai. Ah, invece no. Altro errore, ok. Non riesco a capire quale di questi due è quello giusto. Ah, perché probabilmente li ho girati male io. Eh sì. Ok, adesso ci siamo, eh. No, dall'altra parte che facciamo prima. Perfetto. Vediamo un po' di aprire questa scatola. Una batteria. A cosa ci può servire una batteria? Ci serviva. Serviva per la luce la batteria, non lo diceva forse? Cosa ci fa qui una lampada da esterni? Per accenderla ci vuole un grosso alimentatore. Proviamo così. Ok. Ma cosa ha fatto? Niente. Fa una bellissima luce viola che però non capisco cosa mi voglia dire. Ah, un momento, c'è qualcosa qui sul muro. È arabo per me, meglio notarlo. È la combinazione della scrivania di sopra. Guarda, sicuro come l'oro. Andiamo a provare. Ecco, infatti. Uella. Cos'era questo alone nero di paura intorno? Ci vorrà un apriscatole. O magari un apribottiglie. Qui si può bruciare qualcosa senza rischio. Bruciare. Va bene. Bruciamo. Una lettera. Ah no, è solo una busta. Cassetto senza manico. Bisogna sollevare qualcosa. Ok. Qui dietro sembra esserci qualcosa. Campanelli sono scomparsi.
i campanelli. Quali campanelli? Quelli per far suonare la sveglia? Sega. Strane seghe avete voi in America. A me sembra come si chiama? Una lima. Quello per limare le unghie, però. Ho bisogno di trovare la chiave. Ok, io non vedo niente qui. Clicco a caso. Oh, si è chiuso. Ah, ecco il nostro apriscatole, utilissimo per aprire la bottiglia. Voilà. E ho preso la bottiglia d'acqua. Cosa ci devo fare? Non lo so. Posso usare questa per aprire la busta? No. Che ci devo fare con questa cosa? Devo manomettere qualcos'altro. Ah, forse mi serve per aprire il cassettino. Ecco, infatti. Dove troviamo un piombino che mettiamo sulla bilancia che mi darà dei fiammiferi. Cosa devo fare? Devo dare fuoco alla busta? Ecco. Ma aprirla e vedere cosa c'è dentro era troppo difficile. Cioè, è una busta, la puoi strappare. Acqua sarà in aiuto per raffreddare la chiave. Ok. Boh, questo qui è un enigma abbastanza stupido, secondo me, non ha molto senso. Cioè, bastava aprire la busta, ma va bene. Ok, abbiamo la chiave. Una bussola, un pennello. Ho bisogno solo di un piccolo pezzo di corda. Vabbè, ma se la prendi tutta non si offende. I campanelli. E non vedo nient'altro. No, non c'è nient'altro qui. Allora. Vediamo di usare questi campanelli. Ah, servivano per spaventare il pipistrello e prendere le forbici che immagino ci servano per tagliare il piccolo pezzo di corda. Ok, questo potrebbe tornarmi utile. A cosa ci può servire della corda? Allora. Intanto qui sicuramente ci va il simbolo dell'occhio, anche perché non ne ho altri. Ecco. E dentro abbiamo una torcia. Poi. Andiamo a vedere di sotto. Andiamo a vedere di sotto. Qui ci serviva della corda. La scopa è rotta, la corda è servinata col tempo, potrei ripararla con una nuova corda. Ok. Possiamo prendere lo scopettino. Però a cosa mi serve la scopettina? Andiamo in giro a spazzare? Ci ho messo un po', ma potrebbe essere che questa scopa ci serva per togliere le ragnatele. Ecco, finalmente. Ho girato 10 ore senza sapere cosa fare. Allora, cacciavite. Abbiamo un cacciavite. Il cacciavite può essere usato per un sacco di cose. Allora, andiamo a vedere di sopra. Un cacciavite. Qui non dobbiamo fare più niente. Qua fuori abbiamo già fatto tutto. Vediamo un po' qui. Il lucchetto è arrugginito e non si sposta. No, ok, non funziona col cacciavite. Il vetro è troppo sporco per vedere cosa c'è dentro. Io mannaggia, non ho niente. Qui c'è ancora questa cosa che però non si apre. Meno male che le viti sono in acciaio inossidabile. Mi serve solo un cacciavite. Ecco. Ci siamo. Ce l'abbiamo. Togliamo le viti. E voilà. Qui ci sono cose da spostare. Come funziona? Cos'è, che gioco è? Togli il cuscino? Ah! Gas liquido accendino. Vediamo se c'è altro. Più che altro non è che mi fa spostare granché le cose. Ecco, no, non me le fa già più spostare. Ah, ok, qui abbiamo un puzzle. Non dovrebbe essere particolarmente complicato. I puzzle sono piuttosto semplici. Poi io praticamente sono cresciuta facendo i puzzle. Mia madre mi regalava un sacco di puzzle. Beh, tutti mi regalavano un sacco di puzzle perché sapevano che io li adoravo. Ok.
pezzo ce l'abbiamo noi. Esatto. L'avevamo preso noi dal cappotto nella scorsa puntata. A cosa mi è servito fare questo pa... Ah, sono spuntate delle cesoie. Di qua non possiamo andare? Sì. Qualcuno ci osserva. Qualcuno ci osserva. È troppo buio per vedere cosa c'è qui. Stare seduta ad ascoltare il rumore degli alberi mi fa quasi dimenticare di essere qui. Chissà come stanno tutti gli altri, se sono felici della loro vita. Chissà come sta Holly. Sono così dispiaciuta per Heather, si sentiva così sola qui. Un binocolo. Questo è un pozzo. Se avessi un secchio potrei calarlo nel pozzo. Noi sappiamo dove è il secchio, però è congelato. Ancora, ho visto qualcuno muoversi tra gli alberi. Vediamo. Allora, qui ha detto che è troppo buio. Proviamo a fare luce. Questo è l'anello preferito di Ether. Non riesco ad afferrarlo, però. Usiamo il cacciavite? No. La matita? No. E le cesoie? No. Ok, non va bene. Ah, c'è anche una chiave. Non l'avevo mica vista. Chiave a orologio. Oh, finalmente! Abbiamo trovato la chiave per sbloccare l'orologio che stava indietro. Fantastico. Andiamo subito ad aprirlo. Allora, intanto le cesoie ci servono probabilmente per tagliare le piante che si trovavano di sopra. Andiamo a vedere. E voilà, infatti, mi ricordavo bene. Ah, qui c'è anche... c'è qualcosa. Piccola Holly, hai trovato una statuetta da collezione. Ciascuna di esse racconta una propria storia. Accedi alla collezione nella sezione contenuti bonus per scoprire di più sui personaggi e la storia. L'altra volta non avevamo guardata per niente. Avevo 11 anni quando mia madre morì. Heather mi disse che fui io a trovare il suo corpo, ma io non ricordo nulla. Dopo la sua morte la vita si fermò per un po'. Niente fu più lo stesso. Cercai di sistemare le cose, di riparare la nostra casa e le nostre vite. Volevo che apparisse più bella, ma la porta della sua stanza restò sempre chiusa a chiave. I nostri nonni cominciarono a litigare ogni giorno di più. Presto il nonno si trasferì nel suo piccolo laboratorio, dove morì poco tempo dopo. Poi nonna si ammalò e fummo costretti a trasferirci nel collegio vicino. Tutti noi ci accusavamo a vicenda per la morte di nostra madre, ma a cosa è servito? Quando nonna morì, me ne andai per costruirmi una nuova vita. Quindi questa è la storia di Holly, della nostra protagonista. Adesso noi stiamo inseguendo Heather. Questo che cos'è? Manovella del pozzo. Ok. In ogni caso, finché non sblocchiamo il secchio, non è che possiamo fare molto. La luna è enorme stasera. Ehi, non riesco a capire cos'è. Non ho più la... Proviamo con il binocolo. Non sei simpatico, spiritino. Secondo voi cos'è quella cosa? A parte, vabbè, lo spirito che mi osserva mentre io guardo cose. Di nuovo lei, perché qualcuno dovrebbe seguirmi a distanza? Perché non è qualcuno. Che ci devo fare io con questa cosa? Dargli fuoco? Ah, è come se gli mancassero dei pezzi. Vabbè, senti, io me ne vado, non ho idea di cosa devo fare qua. Io clicco a caso. Pinze. C'erano delle pinze. Mi serve un cacciavite per staccarlo dalla finestra. Ma cosa vuoi staccare? Proviamo a usare le pinze? No. Cacciavite? È dannatamente sbagliato. Ma come? Ma mi hai appena detto che ti serve un cacciavite per... Qui non ti serve un cacciavite. Qua ti serve una chiave inglese. Vedete che sono bulloni. Probabilmente è la traduzione che è sbagliata, anzi quasi sicuramente è la traduzione che è sbagliata. Vabbè, allora vediamo di utilizzare la nostra chiave orologio, ecco, c'è anche scritto. Chiave inglese, perfetto. Manca una delle lancette. Beh, adesso che ho la chiave inglese, tecnicamente qui si dovrebbero
togliere i bolloni, giusto? Ecco, infatti. Mannaggia queste traduzioni, il cacciavite. Vediamo un po'. Ah, siamo nel bagno. Smacchiatore. Non so perché l'ho fatto. Sembra fuori uso, ma è asciutto. Posso provare a ripararlo. Devo solo trovare il manuale qui da qualche parte. Perché? Perché c'è un phon nella vasca da bagno? Meno male che l'ho staccato allora. Poi vediamo che altro c'è. Sullo scrigno manca la carrozza. Ok, la carrozza. Ah, è quel tipo il disegno che abbiamo riparato prima. Mi serve del liquido infiammabile. Il liquido infiammabile ce l'abbiamo. L'essere non si nasconde più. C'è qualcosa che mi sta fissando nell'angolo della sala. Non ho osato accendere la luce e sono salita di sopra. Mi ha seguita! Ho sentito il pavimento scricchiolare dietro di me, ma non ho osato girarmi. Ho trovato una pagina del diario di mia sorella. Il problema è che l'essere mo sta seguendo noi. Ma perché devo... Ah, ok. Semplicemente per riempirlo. Che facciamo? Ci possiamo forse sghiacciare il secchio? Ah, intanto qua c'è qualcos'altro. Fiammiferi, uno spazzolino. Cos'è? Perché c'è la rotellina? Una spatola. Una mano nera di qualcosa. C'è troppo buio. Possiamo usare i fiammiferi? No, non sembra funzionare. Ok, non va bene. Non possiamo neanche dare fuoco alla carta igienica. Qui c'è qualcosa anche. No. Niente di ingrandimento. Sapone. Sapone si è attaccato al portasapone. Vabbè, spatoliamo. Non so sinceramente cosa ci devo fare col sapone. Ah, qui c'è una calamita. Si possono fare tante cose. Mi pare che si possono fare anche le bombe col sapone. L'avevo visto in un film, probabilmente. Ma magari non è così. Ah, ma se mettiamo il tappo? Ecco, possiamo aprirlo? Posso lavarmi le mani? No, è dannatamente sbagliato, dice lei. Ah, abbiamo una candela. Ok. Allora utilizziamo la candela qui. Ecco. L'accendiamo. Ok. Questo che cos'è? Nastro adesivo, nastro isolante. Ok. Bisogna riparare il tubo prima di inserire l'acqua. Prima di far passare l'acqua, immagino che voglia dire. Ok. Poi questo lo tiriamo giù. E adesso dovrebbe andare, giusto? La valvola è scomparsa. Ah, un momento. Ah, ecco la valvola dov'era. Dovevo solo spostare le bottiglie. Ok, adesso lo possiamo aprire. E ora che l'abbiamo riempito, ci mettiamo il sapone? È strano. Cosa è strano? Ah, dovevamo praticamente sciogliere il sapone per prendere qualcosa all'interno, ma come potevamo saperlo? Lama di rasoio, oltretutto è sporca di sangue. Cosa mi può servire? Dammi la lametta che mi taglio. Ah, ok. Ad aprire questo mobiletto. Pinzette. Ok, abbiamo delle pinzette. Possiamo prendere altro? No, tutto questo era per prendere le pinzette. Qui ha detto che ci manca una carrozza. Di qua, sinceramente, non ci voglio andare per ora. Andiamo nella stanza a fianco. Mia sorella si era barricata dentro, ma inutilmente. Ah. Vorrei tantissimo tirare questo lenzuolo, ragazzi, ma lo faremo nella prossima puntata, perché mi piace tenervi sulle spine. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato, spero che l'episodio vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo. Ciao!